Gentili telespettatori, buona giornata. Carlo Calenda viene smascherato. Perché? Carlo Calenda, un anno fa, non stiamo parlando di 4 anni fa o 15 anni fa, Carlo Calenda, un anno fa, diceva proprio così: il paese ha bisogno di governi stabili ed efficienti al servizio dei cittadini. Giusto, no? Con il sindaco d'Italia. Che cos'è il sindaco d'Italia? È l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, cioè l'elezione diretta della Meloni di oggi, dove gli italiani vanno a votare il partito, ma vanno a votare anche il Premier. Ecco, lo chiamava Calenda il sindaco d'Italia come Renzi. Diceva così Calenda: il paese ha bisogno di governo stabili ed efficienti al servizio dei cittadini. Con il sindaco d'Italia, dopo le elezioni, si sa subito che ha vinto e chi vince governa per 5 anni. L'elezione diretta del Presidente del Consiglio, insomma, non era affatto una riforma sbagliata, quando a governare non era ancora il centrodestra. Ma oggi, questo lo diceva proprio un anno fa, ma neanche un anno fa, lo diceva il 25 di settembre, 25 di settembre, 11 mesi fa, diceva: scopri il programma di azione Italia sul serio, e parlava proprio: nel nostro programma c'è il sindaco d'Italia. Oggi Calenda, che oggi che c'è il governo Meloni, a cui lui in alcuni momenti è simpatico sto governo, in altri momenti non lo è, stimo Meloni per la sua storia personale, però poi il giorno dopo l'attacca, poi la stima e poi ci va. È quello di Calenda con la Meloni, una sorta di storia di amore e odio. La stima perché dice: beh, anche la Meloni aveva il 4%, adesso al 30%, lui piacerebbe fare quello che ha fatto la Meloni, l'iter che ha fatto la Meloni e arrivare dove è arrivata. Quindi la ammira, piacerebbe fare quello che ha fatto lei. Però oggi ha deciso che no, che il sindaco d'Italia non va più fatto. Come? Dice così: il governo sembra intenzionato a presentare una riforma istituzionale per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Dice: è una riforma sbagliata. Come sbagliata? Sbagliata nel merito e nel metodo. Carlo Calenda lo ha scritto sul proprio profilo su l'ex Twitter, che oggi si chiama X, non l'ha scritto su X. Poi ha spiegato che questa riforma non è quella che serve all'Italia adesso. Quello che non funziona in Italia è il Parlamento e il rapporto tra regioni e Stato centrale. E poi non solo, perché ha elencato anche quali dovrebbero essere i punti dell'agenda del governo. Dice: sarebbe utile che il governo si concentrasse su salari, sanità, PNRR, mentre le riforme istituzionali devono essere affrontate da una commissione bicamerale con poteri redigenti, cercando un accordo ampio. Allora, diciamo questo. Certo, oggi è più importante risolvere il lavoro povero che gli italiani fra 4 anni possano eleggere il Presidente del Consiglio. Insomma, se io devo scegliere, preferisci eleggere il Presidente del Consiglio o risolvere il problema del lavoro povero? Ovviamente il lavoro povero. Però io dico, si può fare tutto anche insieme, nel senso che non è obbligatorio fare una cosa alla volta. No, dice, adesso devo pensare al salario minimo e non penso a nient'altro. Si possono portare avanti più cose. Ecco, insomma, si dice che l'uomo possa fare una cosa alla volta, mentre altri... Ecco, diciamo che si può fare la riforma del sindaco d'Italia e intanto parlare anche e risolvere il problema del salario povero. Quindi Calenda dice: adesso c'è da parlare di altro, ma guardate che si può parlare di tutte e due le cose contemporaneamente. Io martedì mi riunisco per il sindaco d'Italia e mercoledì mi riunisco per il lavoro povero e poi porto avanti questi temi in contemporanea. Ecco,
non c'è bisogno di affrontare una cosa sola alla volta, no? Allora, scusate, finché non risolviamo il lavoro povero, allora non risolviamo non proviamo a risolvere neanche quello dei clandestini? Quindi dobbiamo fare una cosa alla volta? E se non risolviamo il lavoro povero in un anno, non facciamo nient'altro perché devo parlare di una cosa alla volta? Ecco, caro Calenda, in realtà ti dico, probabilmente hai cambiato idea sul sindaco d'Italia. C'è una motivazione, perché prima era con Calenda, prima era con Renzi, adesso si è staccato da Renzi, dice mi vergogno, non avevo capito che Renzi era fatto in un certo modo, sono rimasto fregato, non me lo sarei mai aspettato, quindi forse per non darla vinta a Renzi, che era il principale sponsor del sindaco d'Italia, e per non fare in modo che Renzi possa diventare il padre di questo sindaco d'Italia, perché magari il governo lo realizza con l'aiuto di Calenda e Renzi dice ho fatto con questo governo, anche se non ci sono, quello che io volevo, il sindaco d'Italia. Quindi probabilmente Calenda, per non dare un vantaggio competitivo a Renzi, visto che siamo in vista delle elezioni europee del 9 giugno 2024, probabilmente per non dargli un vantaggio, ha ritirato i remi in barca e dice no, sono contro. Quindi oggi, se Calenda non vota con Renzi e il governo per il famoso sindaco d'Italia, non ci sono i numeri, perché l'elezione diretta del Presidente del Consiglio è una riforma costituzionale e le riforme costituzionali hanno bisogno del 66%, due terzi dei parlamentari, e il governo non ce l'ha due terzi dei parlamentari. Quindi ha bisogno di Renzi e di Calenda con tutti i loro parlamentari. Se solo Renzi si tira indietro, salta l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, salta per il governo e per Renzi, che rimangono senza poter, visto che oggi con la mancanza di soldi non si può fare quasi nulla, l'elezione diretta del Presidente del Consiglio era una cosa gratis. Questa la potevi fare solo votandola in Parlamento e poi non avresti dovuto tirar fuori un solo centesimo. Quindi era una cosa che potevi realizzare senza dire non ci sono i soldi. Non possiamo fare questo perché non ci sono i soldi, non possiamo fare quello. Quella era l'unica cosa che potevi fare a gratis. Ma Calenda ha deciso di dire adesso ve la faccio pagare a tutti quanti. Dico no, e senza di me non si farà neanche questa promessa elettorale del centrodestra. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.